bella giornata, apriamo anche oggi la farmacia, aspettiamo un po' di personcine. Sì, 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 oggi ho proprio voglia e tiriamo sulla serra. Sì, signora, allora in fondo a destra la trovo. Cioè arriva all'angolo allo stop e gira a destra e trova la farmacia. Va bene, signora, grazie, è gentilissima, gentilissima. Sì, sì, poi passo per il caffè, gentilissima. Allora sempre dritto e poi in fondo la strada a destra. Va bene, grazie. Aspettiamo i nostri ciao, clienti. Ciao, ciao. Signora, c'aveva ragione, sta veramente aperta la farmacia. Grazie, grazie assai, ciao. E certo. Ma buongiorno, questa è la sua farmacia di servizi, poi possa salutare sulla sua farmacista di fiducia. Buongiorno, Buongiorno. Sì. E che cosa possiamo essere utile? Salve. Salve. Sono la sua farmacista di fiducia, come posso essere utile? Guardi, cerchiamo una farmacia, è arrivata. Eccoci qua! Ma è proprio... Farmacia, è ambulante, cioè cammina proprio pure il bancone. Ma se si sposta te la si sposta. Ok. Cioè se vado di qua si sposta il bancone. È la sua farmacia di servizio. È bella sta farmacia, vabbè signorini, io sono venuto, sono un turista, no, mi trovo qui per caso, no. Ero venuto giusto per... mi servivo, mi sono dimenticato il dentino, come si chiama, lo spazzolino. Mi sono dimenticato lo spazzolino, da mettere in valigia e... Ma cosa vuole questo spazzolino? È uno spazzolino, signore. No, perché ci sono di mille tipi, c'è quello elettrico, quello manuale, quello che prendi mentre va anche voluto di mezzo, quello che prendo finito di dettagli che fa così, ma addirittura quello che fa giù, quello che pulisce la lingua, quello che non pulisce la lingua, quello che passa sopra... Signorina, voglio un banalissimo spazzolino. Cioè... Faccio io? Ma faccia lei! Faccio io! Faccia lei, si sbrighi, ma guarda... Ecco qua, lei l'ultimissimo modello di spazzolino, perché come vuole la faccia dello spazzolino! È veramente l'ultimissimo modello, questo qua, se l'hai giunta ti è bello, allora. Signorina, lo spazzolino è per me, non per il mio cavallo! No, questo qua è l'ultimissimo modello per la famiglia, perché questo qua, quando non è che cresce la pezzetta, praticamente vuoi utilizzarlo. Cioè, praticamente ci mettiamo io con tutti i bambini, con mia moglie e così... tutti insieme, E non c'è pure il problema di prendere una testata mentre... No, bisogna andare pure... una testina mobile è molto comoda. Una testina mobile? Sì, guardi. Si finì. Ultimissimo modello. Vabbè, cioè questo non è il top di gamma. È il top, questo è il top. Sì. Ok, va bene. Sono venuto per il cazzolino. Però la sua farmacista di fiducia, come posso essere utile? Signorina, lei è un po' strana, cioè... No. Vediamo due. Sì, vabbè, mi servirebbe anche ovviamente un dentifricio perché ho dimenticato. E come lo vuole questo dentifricio? Come lo voglio? È perché sono mille dentifrici. Perché ci sono quelle formate a famiglia, quelle per i bambini, quelle non con un amico, quello con flora, non senza flora, quelle con voluta che senza voluta, e quelle tanto come se. Anche se mi dite tanto ricordinate che dice per fagliare c'è. Signorino, mi serve un dentifricio, mi sta Faccia lei, ma si sbrighi, cioè, faccia io! E faccia lei, mamma mia, un dentifricio ho chiesto, cioè, ma andava al supermercato. Ecco lei, il suo dentifricio! Signore, formato famiglia, con questo sta fresco per tutta la vita. Signori, il dentifricio non il bucotone. No, si vede. Che non mi devo pitturare la ma bocca. Ma questo è sbiancante per tutta la famiglia, le bambine fino alla nonna, fino alla dentiera. Sì, questo qua fa la scorta famiglia. Cioè, ma quanto dura? Cioè, in mezzo... vita. Ma soprattutto come si usa? Esatto, mette quello, poi si mette il... Ma lei è proprio così, cioè, quindi inzuppo lo spazzo loro, esatto. Cioè poi tutti quanti ci mettiamo... Anche la nonna, Le dentiere, cioè... Certo. Mi ha fatto lei un mal di testa. E sono la sua professoressa di fiducia, come posso metterle utile? Mi ha fatto venire il mal di testa, mi servirebbe una compressa, gente. E come la vuole questa compressa? Una compressa per il mal di testa. Le rilascio modificate, quelle rilascio letto, però di lungo, quelle che si sono lungo sotto la lingua, quelle che non si sono sotto la lingua, quelle da 500, 200, 1400, quale vuole? Signorina, mi dia una compressa, faccia lei, perché cioè non è possibile, ma faccio io? Faccia lei, e si impieghi perché il mal di testa sta aumentando sempre di più. Ecco lei la sua pastiglia per il mal di testa. Dov'è? Ecco qua. Cioè quella è una compressa per il mal di testa! Ha voglia! Rilascio lento! Con questo sicuro che le passa il mal di testa! E te credo! Se le mette sotto la lingua tasea! Sotto i denti! Cioè, ma questa si scioglie in piscina direttamente! No, si prende la lingua con le Si prende pure a morsi un pezzettino! No, tutto la lingua! Poi aspetta che si scioglie! Cioè tu! Pure il fumo! Vabbè! Cioè tu! Cioè la metto così! Bravissima! Esatto! Cioè questa è la compressa! Io dovrei prendere, che divento quadrato, cioè
rettangolare divento per prendere una compressa. Signorina, lei sta un po', cioè, la miseria qua, cioè, lo spazzolino. Ma allora, se poi non ci sta di fiducia, come cosa pure senza macchina. E tra l'altro, mi sento pure che sto, non lo so, ma siamo ferma, ma... Signorina, cioè... Amica, è come passare se lei utile, E guardi, ha qualcosa per misurare, mi sento molto accaldato, guarda, tocco la fronte. Wow! Ha un po' di febbre. Un po' di febbre. Vuole una suppostina? No, signorina, per quello vado più avanti, Faccio io, se no! No, 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 no!